Sono tornati a casa, Rosetta Saia e Marco Monda. Commessa lei, parrucchiere lui, erano in crociera in viaggio di nozze. Doveva essere un ricordo bellissimo, come lo è ogni luna di miele. Invece è stato un incubo e hanno creduto che la loro vita sarebbe finita, lì, insieme, appesi a una ringhiera, come i protagonisti del film Titanic. Noi ci trovavamo all'11° piano della nave Concordia, perché avevamo la cena di gala. Il tempo di sederci, abbiamo appoggiato gli indumenti che avevamo, io mi trovavo vestita un po' da sera con la pelliccia, queste cose qui, e abbiamo sentito un primo scrollone, sono volati i bicchieri, le bottiglie. Il personale ci ha detto calmi, niente, soltanto magari la nave che ha avuto qualche cosina. Allora siamo catapultati fuori e abbiamo visto che c'era questa isola vicino. E al che dopo un 20 minuti il comandante diceva che di non preoccuparsi, che stavano lavorando, che c'era soltanto un guasto elettronico. A quel punto lì abbiamo detto, le altre scialuppe erano già scese, due scialuppe, noi abbiamo un po' così invaso la scialuppa, tutti quanti siamo catapultati, chi spingeva a destra, chi spingeva a sinistra. Io e mio marito ci siamo guardati, abbiamo detto alla fine, non ce la faremo più. Allora a questo punto ci siamo arrampicati, mio marito si è arrampicato, mi ha detto dai mettiti tutta la forza Rosy, mettila. Si è arrampicato e mi ha allungato la mano, io non riuscivo a prendere la mano di mio marito e lui mi diceva devi avere la forza. A quel punto lì ci è andati forza, siamo arrampicati in questa ringhiera, al che mi sono buttata prima io dal quarto piano al terzo piano sotto della nave, buttata a terra, e poi mi ha seguito mio marito.